quella là, signori, salve a voi. Quest'oggi andiamo a vedere due giochi per Google Cardboard. Precisamente si tratta di giochi horror da provare sul mio bel cartoncino. Allora, quello che di cui dovete munirvi se volete giocarci è ovviamente di questi giochi, che sono gratuiti sul Play Store. La seconda cosa è ovviamente il cardboard. E la terza cosa molto importante, le cuffie, beh, e ovviamente il telefono. Quindi andiamo a metterci le cuffie, toglierci gli occhiali perché purtroppo non ci entrano, e andiamo a giocare. Bene, signori, primo gioco avviato, andiamo a collegare le cuffie e qui vi metterò quello che vedo, ovviamente solo metà schermo. Ok, allora sistemiamo il cardboard, sistemiamo un po', ok. Andiamo verso start e ci saremo. Ok, mi trovo in una stanza. Salve lei. Questo tasto non sembra fare niente al momento. Non ho le gambe. Salve. Ah, aspetta, questi di scherzi che c'è. Oi. Tutto scuro. Salve. E come pretendete che ci vada a quel punto? Oi, salve. Aspetta un secondo, ma non ho capito. Non posso muovermi sto gioco. Ma qual è il problema? Scusate, che cazzo è sta roba? Basta, togliete i corvi, sto andando a 15 frame! Ma l'avete visto quanto è poligonoso questo divano, tra l'altro? Chi è che respira? Ma che cazzo? Si fa interessante. Salve, come vedete non posso sparare. Stupida vecchia. Ma lei, scusi, lei serve a qualcosa. Che raschia. Salve. È morto tutto. Ah, basta, è finito qui. Ok, sfortunatamente il primo gioco è stato abbastanza veloce e neanche molto pauroso, ma voglio tentare con il secondo e vediamo se avremo più fortuna. Sembra fatto meglio. Eccoci qua. Oh, questo finalmente integra l'uso del magnete, quindi finalmente potremo usare il magnete. A chair in a room, episode 1. Si preannuncia qualcosa che dura. Sì, come no! Allora, sono sempre seduti in un punto, ci avrei scommesso anche le palle. Oh, così accendo finalmente, così la posso accendere e spegnere, quindi non devo utilizzarla a caso. Qui direi che non mi serve, sono nella mia stanza. Quindi c'eravamo tutti. Ok, ora mi stanno costringendo ad usare la torcia. C'è un'altra sedia, un lombrico de lombrichis. Ecco, è finita, ecco che mi fottono, Vabbè, se è finita anche quella, mi sa che siamo nella merda più grossa. Mi aspetto un jumpy jean speed da qualche parte. Cerchiamo di andare a leggere, magari è divertente. Allora, scusatemi, mi si è scaricata la torcia. Allora, dice: Big Bones found in Noah's grave. Non è di certo un mio problema. Vabbè, scusate, ma quando è che vengono fuori i mostri qui? Posso capire che ci metta un po' di ingranare, ma così è decisamente troppo. Lo sentite? È il signor Petracineo! L'avete visto anche voi quel pezzo di cacca? Lo so che vuoi fottermi quando sono al buio, amico. Oh mio Dio, quello da dove cazzo viene? E di certo non fa quel suono, te lo assicuro. È meglio se non la guardiamo. È ancora lì! Smettiamo di fissarla, dai, facciamo un favore all'umanità. Cos'è? Lo voglio. La definizione HD non mi basta per capire che cos'è. Ah, ma mi fa male il braccio. Facciamo un 360. Oh, ma che... Ma facciamo così, per risolvere la situazione, facciamo sempre un 360. 360. E nulla, questo gioco è aspettare che accadano cose. Ma dopo un po' vi parte un occhio. Con il sangue più fake che abbia mai visto in vita mia. Police Lost Woodlands Evidence. Pronti a 360? Carichiamo. E andiamo. 1, 2, 3. Oh, cos'è quella? Cos'è quella roba? Era decisamente una torta malforme. T'ha lasciata lì da un bambino grasso. Quindi 360. Oh, ma che cazzo è quella roba? Cosa? Ma tu c'hai la droga, Dio santo. Down dark corridors over rooms will accept. C'è solo l'episodio 1 e vi attaccate alla fava. Ok, bene, per questo strano incontro con il paranormale a bassa risoluzione è finita qui. Che in realtà ce ne sono altri di giochi horror per il cardboard, però il punto è che sono tutti con i controller, tutti gratis stranamente, quindi potete andare a pigliarveli anche voi e godervi il poco 3D che ha il vostro telefono. Goodbye.